a tutti ragazzi, oggi siamo al Salone del Camper di Parma. Andiamo fuori e vediamo la bellezza del parcheggio soprattutto. Music licensing reimagined. Eccoci qua, questo è il parcheggione, questo è il mio camper e sono qua in mezzo, come potete vedere. Ora entrerò e vedremo le novità relativamente a quest'anno e vedremo effettivamente, vi farò fare un giro insieme a me negli stand. Siamo al salone e abbiamo già la prima visita della mattina. Il nostro amico Edoardo. Grazie. Edoardo, vieni da Bergamo. Viene da Bergamo, ci siamo sentiti ieri e insieme ad altri ragazzi poi che verranno oggi pomeriggio faremo una mega festa. Per quanto riguarda il mio amico Edoardo, guardate che mi ha portato. Questi sono i risvegli, quelli giusti. Dico bene, Edoardo? Giusto. Questo è il risveglio, quello piacevole, del lunedì mattina. Siccome noi qui siamo vegetariani, allora il nostro amico mi ha portato un po' di prodotti, credo, locali, tutta roba fatta da amici e amici che lo fanno di lavoro, però tutta roba chilometro zero che viene dal mio paese, dalle zone limitrofe. Così sfruttiamo anche il tavolino, vedete? esatto. Che normalmente si sfrutta per fare la colazione, invece esatto. Il nostro amico oggi ci fa ingrassare, però ci sta. Allora abbiamo il salame classico, adesso facciamo maiale, proprio il cacciatore, okay. Un po' più stagionato, lo stracchino di mucca di vaccino a fresca, questo è un cremino tipo i brie, troppe cose, e poi ringrazio. Questo invece è un formaggio stagionato di circa 20 mesi che viene da Branzi, che è una famosa località non proprio vicino a me, però è rinomata. Ma grazie mille Edoardo. Prego, grazie a te. Ieri con il mio amico Edoardo ci siamo visti, era ieri sera molto tardi, perché io sono arrivato tardi e lui mi ha aspettato, cosa che non farebbero tutti, e poi avremo occasione eventualmente di portarlo sul canale e andando a trovarlo eventualmente a Bergamo. Il giorno vedere. Che viene a Bergamo ci faremo un salto e faremo un video insieme sul suo camper, perché il nostro amico Edoardo ha un CI del 96, sì, esatto. Su motrice X250, praticamente come il mio, esatto, però sì. La versione è un... Mirage 140. Mirage 140, esatto. Quindi ecco, all'epoca erano molto simili, cambiava sì. Un po' l'interno, cambiava esatto, la posizione sì, della mobilia. Sì. Niente, io con questa colazione vi saluto, il nostro amico Edoardo per ora. Grazie, vi saluto anch'io. Ora ci metteremo a fare un buon caffè e esatto. Poi eventualmente ci vedremo più tardi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua, siamo per entrare. Salone del Camper 2023. Oggi è l'11 settembre ed è stato inaugurato da qualche giorno, quindi adesso andiamo a fare l'accreditamento ed entriamo. Ok ragazzi, siamo qua, siamo praticamente all'ingresso principale, qua vediamo tutti i padiglioni, ovviamente è pieno di persone, quindi possiamo vedere la descrizione di tutti i padiglioni e ora andremo praticamente al padiglione numero 5, dove c'è lo stand che vi dicevo, in cui si trovano camper team di Viterbo. Quindi andremo a verificare il 5, il 2 e faremo praticamente tutto l'ingresso e vi farò vedere stand per stand quello che troverete alla fiera. Andiamo, cominciamo. Ci siamo allo stand McLewis, come vi dicevo prima, lo stand in cui si trova temporaneamente Camper Team. Lo andremo a trovare e nel frattempo vediamo qualche mezzo e vediamo, diciamo, come è costituito questo stand. Cominciamo subito
da questo splendido motorhome. Però quei momenti là sono più belli. Il Nevis 8,70, abbiamo una lunghezza di 7,45 metri e un prezzo particolare di 87.800 euro. Il veicolo è un multijet, 140 cavalli, e motrice Fiat. Possiamo vedere che è un bel gavone passante. Io sono sulla via di mezzo, comunque sì, mi sembra, ma poi sembra abituato su questi alti alti. Facciamo un giro e lo vediamo in tutti i lati. Music licensing reimagined. Vediamolo internamente. Abbiamo una dinetta con tavolo a impacchettamento che si allunga, e una dinetta con sedute sinistre e destre. Ovviamente si vede i dettagli che sono molto curati, come potete vedere non c'è bisogno di dire nulla. Vediamo che c'è praticamente una separatura tra ovviamente il giorno, la parte giorno e la parte notte. In questa porta qua è possibile separare le due zone. Possiamo ammirare che spettacolo che è dentro questo camper, questo motorhome. Un bagno molto spazioso, sembra praticamente il bagno di casa. Guardate che roba. Qua abbiamo il frigorifero alto, un bel frigo. Questo caso apertura sinistra, credo che sul gelatore e frigo. Molto ampio. Abbiamo sopra tutti l'elettronica, diciamo la gestione di tutto, il letto, abbiamo il letto sopra e abbiamo anche un bello blò illuminato. Le altre cose sono due blò praticamente, non so se si vedono, vicinissimi anche nei dettagli. Guardate praticamente dall'alto che cosa vedi quando scendi. Sulla destra possiamo vedere tutti i dettagli molto curati, molto bello. Qui abbiamo questo mezzo, 64.990 euro, un semi integrale. Anche questo dentro sembra spettacolare, la cura dei dettagli non è da poco. In questo caso abbiamo sempre un semi integrale, lunghezza 7,48 m con motrice Renault, però 145 cavalli. Stessa diciamo dinamica. Andiamola a vedere dentro. Questo ovviamente non è un motorhome, ma è un semi integrale. Potete vedere l'interno molto curato, dinette sedute sinistre e destre, i mobiletti, una cucina molto, anche questa
molto ben fatta a livello estetico, la cura dei dettagli. Stesso frigo del precedente, frigo doppio, alto. La parte tecnica, la parte elettrica, diciamo, è stata installata sopra il frigo. In questo caso abbiamo il bagno sulla destra, la doccia, eccola qua. E qua c'è il bagno. Anche qui è separata parte giorno da parte notte. L'apertura centrale per permettere l'accesso al gavone, al garage. E questa era solo, diciamo, un'anticipazione di tutti questi mezzi che sono esposti. A parte dei semi integrali, qua troviamo il mansardato, novità 2024, su motrice Renault. Questa macchina è base Citroen, motrice Citroen, 140 cavalli, lunghezza 6,99 m, quindi stiamo sotto i 7 metri. E un prezzo speciale di 66.500 euro. Ok, entriamo in questo mansardato, Glamis 320. Vediamo subito la dinette classica e la separazione tra praticamente cabina guida e abitacolo. La mansarda è molto alta, adesso da qua non so se rende l'idea, ma c'è molta distanza, diciamo, tra il soffitto e molto vivibile. Questi sono tutti i mobili. Per l'apertura c'è il pulsante sotto con il blocco. Ovviamente illuminata sotto, sopra, da tutte le parti. Sopra abbiamo praticamente lo blocco illuminato e la luce subito dopo. Questo è quello che vediamo praticamente all'ingresso. Quindi sulla sinistra troviamo subito la parte della cucina con tutta la mobilia, il matrimoniale in coda, l'accesso enorme al garage. Qui abbiamo il frigo molto alto e qua sulla destra un bagno molto vivibile, abbastanza grande, con una bella doccia, perché la doccia vedo che è molto grande, stranamente sembra le dimensioni di una volta, quindi molto vivibile. Potete vedere alle mie spalle ci sono i camper della McLewis. Proprio, diciamo, in questo stand, come vi dicevo, si trova l'azienda con cui collaboro a Viterbo, che si chiama Camper Team. Questa azienda è l'azienda più grande, diciamo, su Viterbo, dove potete venire e potete vedere i vostri camper. Loro praticamente fanno sia installazioni di impiantistica, realizzano anche altre cose e poi fanno anche vendita di nuovo e usato dei camper. Ma adesso andiamo a parlare direttamente con il mio amico Romano e vediamo come procede la fiera qui al Salone del Camper di Parma. Eccoci qua, Romano sta al lavoro. Ciao. Vediamo che è sempre al lavoro, Romano. Come procede questa fiera? Tutto ok? Sì, sta andando molto bene, c'è molta affluenza di gente. Il prodotto McLewis piace molto. Il rapporto qualità-prezzo, tra l'altro, è tra i migliori.
e io sono molto soddisfatto, insomma siamo ci sono anche diversi sconti, credo, mi sembra, sì, di aver visto delle promozioni molto interessanti per la fiera, sì, su tutte le gambe, sia sulla serie MC4-300 che sulla serie MC4-800, sui mansardati, insomma, e anche sui furgonati, quindi basta solo l'intenzione di voler comprare e qui trovate sicuramente per il vostro fine la soluzione senza alcun dubbio. Ok, e come dicevo prima, ovviamente se voi venite in fiera fino alla fine della fiera lui sarà qua tutti i giorni qui allo stand McLewis. Se volete fare un acquisto con una percentuale di sconto superiore a quella che poi trovereste più avanti, venite qua al Salone del Camper e qui allo stand della McLewis. Oh. Siamo al padiglione numero 2, che è quello che ci interessa di più. Vediamo che passiamo davanti a NDS Pneumatic. E andiamo a dare un'occhiata. Questi sono tutti inverter di Link. Batterie AGM, Green Power. Qui troviamo la Tempra. Farò una carrellata molto veloce di questo stand, perché in realtà lo stand che mi interessa in maniera particolare sarà un altro, sarà lo stand di DS Tech, che è una ditta nuova che propone prodotti di qualità. E della quale ci andremo ad informare su soprattutto i prodotti, poi vedremo effettivamente nel secondo momento i costi, ma già vi dico che i costi sono limitati rispetto alla qualità del prodotto, ha dei costi commercialmente abbordabili e il prodotto è di estrema qualità. Siamo allo stand della DS Tech qui al Salone del Camper di Parma. Volevo parlarvi di questo prodotto che probabilmente sostituirò ai prodotti Victron che ho nel mio mezzo, questo anche per fare dei test, per vedere tra i due prodotti le differenze, ovviamente considerando il fatto che Victron ha cominciato per prima, quindi ovviamente sicuramente la qualità sarà, spero, equiparata. E vedremo un attimino tutti i prodotti che hanno portato in fiera e proprio di questi prodotti andremo ad analizzare le caratteristiche. Vedrò se riesco a sostituire il mio inverter con un inverter DS Tech, e almeno ci facciamo qualche prova, farò dei test e vedrò effettivamente le caratteristiche di questi prodotti e la qualità dei prodotti. Volevo dirvi che comunque conosco chi installa questo prodotto, DS Tech è un prodotto comunque di qualità. Ha praticamente molte varianti, quindi abbiamo, per quanto riguarda l'elettronica, tutta la gestione sia delle batterie che dei battery monitor gestibili per mezzo del Bluetooth, quindi vengono praticamente connessi con il Bluetooth e potremmo effettivamente andare ad utilizzarli anche con i nostri smartphone e controllarli con i nostri smartphone. Questa è la parte espositiva che è stata presentata alla fiera, ve lo faccio vedere, diciamo, nel grand'angolo. La parte in esposizione, i prodotti che sono stati portati, in questo caso sono questi. Potete vedere la parte dei DC-DC, abbiamo i DC-DC MPPT, quello un pochino più particolare. Abbiamo i modelli standard, quindi sempre con tecnologia MPPT, di seguito troviamo altri DC-DC e nella parte sottostante troviamo gli inverter. Partiamo da
praticamente un 1500, sono ovviamente tutti ad onda pura, nessuna onda modificata o quadra che crea solamente problemi e difficoltà. Andiamo a vedere anche il modello 2000 watt e 3000 watt. Ovviamente queste potenze sono tutte da considerare potenze diciamo continue, quindi sono tutte potenze che è possibile utilizzare per diverso tempo costantemente. Nella parte sottostante invece troviamo le batterie. Partiamo da una batteria da 200 A con 2560 watt-ora di autonomia, e scendendo poi alla 150 e alla 100. Molte di queste batterie, se non tutte, dopo ce lo chiarirà diciamo il responsabile, sono gestite con il Bluetooth, quindi potremmo controllare tramite applicazione anche le nostre batterie internamente e la situazione che si svolge all'interno delle celle, quindi vedere se effettivamente c'è qualche tipo di problematica di cui potersi portare a conoscenza. Ora andremo a fare una prova tecnica. Questi sono altri materiali che sono esposti e li vedremo più tardi. Allora, questa azienda nasce sostanzialmente a livello commerciale nel 2021, è un'azienda nuova e quindi era tempo ovviamente di crescere, però già il prodotto e i materiali secondo me sono di alta gamma, in quanto li conosco per installazioni eseguite da miei amici e miei clienti sui loro mezzi. Questa azienda è, come dicevo prima, una nuova azienda che diciamo vanta comunque una qualità di alto livello con hardware e meccaniche di qualità. Quindi andiamo a guardare un attimino che cosa ci presentano in fiera e vediamo soprattutto la parte che è stata allestita sul banco per quanto riguarda le prove. Qua troviamo alcuni prodotti che sono stati installati per i test. Troviamo i regolatori MPPT, come dicevo prima, che sono quelli esposti sulla prima fila in fiera delle mensole. Abbiamo un regolatore classico e una batteria da 100 A che comunque riesce ad avere una capienza di 1280 watt-ora. Da non sottovalutare la prestazione del battery monitor che praticamente fa vedere tutto lo stato completo del nostro impianto elettrico, quindi ci mostra in un unico display, a differenza degli altri, la batteria, la quantità di ampere, ci mostra la percentuale di ampere, il voltaggio e in automatico, senza andare a switchare o fare, abbiamo praticamente anche gli ampere che stanno transitando sullo shunt. Quindi in questa modalità, con un colpo d'occhio, possiamo andare a visualizzare praticamente lo stato di tutto il nostro impianto senza andare nella specifica selettiva di questo sistema. Le batterie, ci sono modelli con o senza Bluetooth o tutte con il Bluetooth? Sono praticamente alcune batterie. Questa versione qua che vediamo non ha il Bluetooth, invece la batteria credo con la serigrafia bianca sia indicata per la serie Artica, è praticamente con il Bluetooth. La differenza di prezzo comunque non credo sia tantissima per l'una e l'altra, quindi quando facciamo il passo di mettere una batteria di qualità andiamo necessariamente, secondo me, su un prodotto che abbia la gestione interna delle celle per verificare lo stato della carica e quantomeno mantenere l'equalizzazione delle celle, cosa che ovviamente potete fare anche da applicazione. Per quanto riguarda gli inverter, come dicevo prima, solo ed esclusivamente onda pura, quindi nessuna onda quadra e onda diciamo variabile modificata che creano solo problemi. Qui possiamo vedere anche la CDC, quindi il caricabatterie da 220 a 12 volts che ci permette di caricare fino a 40 A. E comunque credo che questo prodotto sia variabile, può essere, ci sono di diverse potenze. Mi sembra di aver capito che questo prodotto aveva tramite applicazione la possibilità di tagliare, no? C'è un prodotto in particolare che è questo qua,
questo prodotto che trovate qua ha la peculiarità di poter essere diciamo modificata la quantità di ampere in transito in modo da salvaguardare il nostro alternatore. Per quanto riguarda la prova, vedremo di fare un test per quanto riguarda gli assorbimenti. Possiamo provare che accendendo, posso? Chiedo autorizzazione al responsabile. Accendendo la macchinetta del caffè, durante il preriscaldamento che dovrebbe già essere attivato, abbiamo un transito di 88.6 ampere. Quindi diciamo che in questo caso possiamo monitorare sia la tensione che la quantità di ampere residui in batteria e gli ampere in transito e anche la percentuale solamente con un colpo d'occhio. Ovviamente questo sistema ha anche il battery, diciamo, remote, ma per le batterie al litio sappiamo bene che praticamente non è affidabile, ma come tutti gli altri, perché la tensione, le batterie al litio lavorano con una tensione praticamente diversa da quelle delle batterie a piombo. Ovviamente questo battery monitor deve raggiungere via cavo il nostro inverter, dopodiché avremo questo tipo di visualizzazione in cui è possibile anche accendere e spegnere come fanno altri. Diciamo che ora sfrutteremo questa opportunità che abbiamo qua al Salone del Camper per potervi farvi vedere la peculiarità di questo tipo di inverter, che praticamente ovviamente le dimensioni sono dimensioni importanti, perché l'inverter ha all'interno componentistiche di qualità. Però per quanto riguarda le cose fondamentali sono il peso, che è molto leggero perché è intorno ai 2 kg di peso, un inverter da 2000 watt continui, parliamo, che è il tipico inverter che trovereste in giro da 2000-4000. Questi invece sono gli assorbimenti reali che può sostenere l'inverter per un tempo di tot minuti. Per quanto riguarda invece un'altra cosa importante è la tenuta al surriscaldamento. Questo tipo di inverter hanno diciamo questa caratteristica di poter resistere per molto tempo ai sovraccarichi e alle sovraccorrenti che generano poi un surriscaldamento del prodotto. Come dicevo prima, andiamo a testare le prestazioni sia della batteria che dell'inverter attaccando praticamente un fono da credo 1200 watt, quindi parliamo di un transito in ampere a 12 volts e più o meno sui 200 ampere. Vediamo che la batteria che stiamo utilizzando in questo momento è questa, è una batteria comunque da 12 volts 150 ampere. Si parla di quasi un 2C, perché andiamo a lavorare su 200 ampere contro 150 di corrente totale. Andiamo ad accendere il fono, ok, andiamo a vedere il transito. Abbiamo in aumento un transito di 97 ampere. Ora accendiamo anche la macchinetta del caffè. Il preriscaldamento è già partito e siamo già a 205 ampere. Quindi stiamo effettuando un transito di 2 kW e 4 su una batteria nominale 150 ampere. Ovviamente avendo la qualità delle celle di un certo livello riusciamo ad avere una corrente di picco per alcuni secondi, alcuni anche qualche minuto potenzialmente. Abbiamo qua l'inverter, come dicevo prima, che ha la caratteristica del riscaldamento, cioè questi sono inverter che resistono benissimo alle alte temperature. Mi diceva il responsabile che hanno fatto delle prove dove hanno inserito aria calda all'interno dell'aspirazione del circuito di raffreddamento e hanno visto che questo tipo di inverter resisteva benissimo fino ad altissime temperature. Quindi credo che il prodotto sia di ottima qualità e avrò modo di acquistare qualcosa per portarlo sul canale e faremo delle prove per vedere effettivamente l'efficacia di questi prodotti, che però mi diceva che avete anche i pannelli solari, quindi le potenze dei pannelli solari che andiamo a... ci sono?
100 watt. Questo è il 100. Ok, abbiamo delle dimensioni diciamo già più piccole del normale, quindi abbiamo 200, 100 e 130 watt. E c'è anche il 170. Parliamo di tensioni a 12 volts o 24? Tra 18 e 24, quindi andiamo a sfruttare i regolatori MPPT sull'installazione di questi prodotti, che ovviamente, come ben sapete chi segue il mio canale, sa già dei collegamenti serie parallelo, quindi le tensioni ve le gestite come volete. E questi regolatori supportano tensioni fino a 100 volt, quindi possiamo tranquillamente mettere una coppia di serie senza nessun problema da 24 VOC e scendere con una tensione di 48-50 volts, in modo da ottimizzare, come dico sempre, le tensioni, le cadute di tensione sugli impianti dei nostri mezzi. Qua troviamo lo stand di EFOI. EFOI, come ben conoscete, è una batteria combustibile, è una pila combustibile che utilizza come carburante il, diciamo, etanolo. Quindi è un'azienda ormai conosciuta e produce questo tipo di batteria a combustibile, che viene utilizzata principalmente per utenti a cui serve comunque una corrente costante. Qui troviamo Ebbspater, che è il concorrente ufficiale, o si fanno concorrenza ufficialmente con Webasto. Subito accanto troviamo Diesa, che ovviamente conoscete tutti benissimo. Music licensing reimagined. Qua troviamo lo stand di EcoFlow. EcoFlow è un prodotto che si conosce già da tempo. Vegan Plast ci offre una serie di prodotti, tra cui la cassetta con praticamente all'interno il maceratore installato esternamente, però con un'apertura per poter vedere come lavora il maceratore all'interno della cassetta tradizionale. Ci offrono anche riscaldatori a gasolio, aria condizionata, come potete vedere, hanno anche una linea di riscaldatori. Possiamo vedere che utilizzano anche dei termoriscaldatori sempre a gasolio, quindi aria acqua. Ora ci spostiamo alla Webasto, vediamola insieme. Questo è lo stand Webasto, molto conosciuto. Proseguiamo e vediamo la Vitri Frigo.
anche questa è molto conosciuta. Qua troviamo il portatile a compressore, congelatori puri serie D, D20 e D30, sempre da incasso. Qua troviamo la serie di frigo in esposizione, la serie C. Questi sono diciamo la caratterizzazione, il 42L sono 42 litri, 51, 85, 95 e il 115. Questo è quello che effettivamente è leggermente più grande. Qua troviamo le serie un pochino più particolari, la DRV, e sempre qua esposte invece, diciamo, sono queste che più o meno vengono utilizzate spesso nei nostri van. Sono la serie un pochino slim che va applicata normalmente sul sulla parte di entrata, nel caso in cui fosse singolo, già con il freezer sotto. Vanno praticamente utilizzati invece dopo la cucina, di solito notoriamente nella parte del corridoio. Qua troviamo Easy Italia, che diciamo produce sospensioni ad aria complete di compressore, nel caso in cui si volesse, diciamo, gonfiare e sgonfiare il compressore. Per quanto riguarda tutto quello che necessita le sospensioni, troviamo anche i manometri di più tipi. Troviamo lo stand Michelin. Stand Michelin. Dove sappiamo che le migliori gomme effettivamente per i nostri campi sono della Michelin. E qui troviamo anche Daniele, tra le altre cose. Troviamo anche Daniele di Camperisti in Erba, dopo ci fermiamo a salutarlo. Eccoci qua, siamo con Daniele di Camperisti in Erba. Ovviamente devo fare l'inquadratura larga perché lui è alto circa un metro e 96, sì, grandi linee, l'ho misurato. Ragazzi, siamo anche nello stand Michelin. Qui, sì, ho visto, già avevo fatto infatti un video dove avevo detto che c'eri anche te. E effettivamente anche lui, come sapete, chi segue il mio canale probabilmente seguirà potenzialmente anche il suo. Se non lo seguite, lui è Camperisti in Erba, quindi potete iscrivervi al suo canale. Ci sono, venite in fiera tutti. Se venite giorni, in fiera, ragazzi, è da giovedì sera che sono parcheggiato là fuori. Se venite in fiera lo trovate qua, ovviamente, allo stand Michelin. No, passano sempre in giro, mi trovate da tutte le parti, fuori all'Orange 16, chi vuol venire? Lo trovate in giro per la Viera. Se no c'è lui, andate su di lui, se ne apposta. Okay. Insieme no, perché o vedete lui o vedete me in altezza. Ok ragazzi, dal salone del camper per quest'anno è tutto. Io vi ringrazio di aver visto questo video fino ad ora. E se vi è piaciuto il video mettete un like, se volete le novità ricordate di selezionare la campanella, e se vi è piaciuto questo video soprattutto mettete il like. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, ci vediamo la prossima volta e buon proseguimento. Ciao a tutti ragazzi.